Ciao a tutti, oggi finalmente facciamo il love shake, quelli che avevo fatto io, le forme che avevo fatto io col film, che poi ho trasformato in stampi, ho fatto con la resina, e appunto avevo fatto il moon shake che avevamo fatto insieme, e questo so che viene bellissimo. Poi il bulbub shake, così, che non mette fuoco, ok, eccolo qui, da una parte glitteroso e da una parte color pastello, e poi avevo fatto lo star shake, eccolo qua, e adesso mi mancava solamente il love shake. Ho detto, ma sì, facciamolo insieme, ed eccolo qui, perché mi manca di vedere come esce lui. Allora, per prima cosa devo andare a sigillare la parte davanti, così poi posso girarlo e fare la parte dietro. Ho già preparato la plastichina che dovrà andare sopra e adesso vado a fissarla. E poi andrò a ricoprire. Ho tappato la parte sopra e adesso vado a fare la stessa cosa con la parte sotto. Ok, così adesso ho la scusa anche di usare la nuova resina V che mi è arrivata perché non potevo più farli perché non ne avevo più. Però la parte brutta è che questa zozzona è enorme. Quindi come faccio a tirarlo giù? Proviamo così. Sì, dai, col bastoncino forse ce la dovrei fare. E adesso vado a tappare esattamente tutta la parte sopra con la resina UV, quindi copro sia la parte fuori che la parte con la plastica. Molto semplicemente così. E vedete anche che la parte sotto comincia a diventare, come si dice, bella lucida, perché sto passando sopra anche con, sto passando sopra con la resina, che è la resina lucida, anche perché lo stampo è opaco, perché comunque il fimo è opaco. Non so come fare a lucidare il fimo per fare poi le cose, gli stampi, come si dice, belli lucidi. Non ho ancora capito. E niente, quindi adesso continuo a sistemare i miei bordi. Ok, ho già preparato le cosine da metterci dentro. E la parte davanti l'abbiamo fatta. Ok, adesso dobbiamo fare la parte dietro. Quindi comincio a riempire il mio cuoricino con molte cosine. Ecco, sì, se magari c'entro. Poi magari ci metto una pietrina fucsia o anche due. Poi, aiuto, ci mettiamo un po' di questi. Sempre se riesco ad aprirlo, dentro non fuori. Ok, me ne è volato via uno. Riprendiamolo. Ok, poi ci mettiamo dentro qualche cuoricino. Questi li farò un po' tutti colorati, un po' per cambiare un po'. E poi ci mettiamo. Cioè, ci sto mettendo dentro il mondo, magari poi non shakera neanche per tutte le cose che ci ho messo. Vediamo un po' poi alla fine. C'era una pietrina qui. Poi mettiamo questi qua argento che sono sempre belli da vedere. E poi mancano questi, che sono i glitter che ho preso da Tiger. Ok, praticamente faccio prima la parte sopra e poi la parte sotto, cioè non li faccio assieme prima che ribalto tutto, dato che non è così semplice. Ok, adesso apriamo un po', così ho la possibilità di mettere dentro il pastrocchio dell'acqua, che poi non è semplice acqua, è acqua demineralizzata e glicerina, quindi io dico acqua per far prima. E adesso vado a sigillarlo molto con calma, perché vedete, quando metto l'acqua viene tutto sopra, quindi sembra che ci sia un botto d'acqua. E invece poi a volte ce n'è tanta, a volte ce n'è di meno. Però se ne aggiungo troppa, esce, si bagna il contorno e ciao ciao. Quindi evito proprio di rischiare. Quindi tengo anche un po' meno acqua. Ok, mentre lascio asciugare qua, faccio la parte questa qua più piccolina, che è davvero molto piccola. Quindi non posso metterci dentro il mondo, anche perché poi sennò non si muove più. Quindi qua metterò qualcosina che ho messo sopra, e
Ecco, ma perché esce? Cioè io dico, ma devi entrare e esce. Vabbè, ci mettiamo qualche pietrina e ci sta anche, dico, qualche cuoricino, dato che è a forma di cuoricino. Vabbè, oh, mi stanno ribaltando tutti, poi giustamente mi si rovina lo smalto. Ma dai, ma perché? Perché? Ok, adesso ci mettiamo qualche glitterino rosa. Con molta delicatezza. Ok. Che fatica. Quando così piccolino. E poi ci mettiamo anche queste cose di argento. Pianino, pianino. Ok. E se riesco a farci stare anche questi qua giganti che adoro. Negli shake lasciano una lucentezza che secondo me è ottima. Che okay, questo però non vuole scendere. Ok. Mettiamo nei pochini. E qua devo stare super, iper, ultra attenta con l'acqua. Vi faccio vedere adesso come si apre, come si tira su tutto, ecco, vedete? Quindi se ne aggiungo troppa poi è impossibile chiuderla. E adesso lo chiudo. Ok, intanto che asciugava ho dato una piccola sistemata. Adesso andiamo a chiudere tutto, così poi finalmente posso vedere come shakerà. Questo perché davvero mi mancava solo lui e io dico non posso non aspettarlo. Ok, mettiamo sulla resina che c'è scritto hard, ma è davvero liquidissima. Probabilmente è per il caldo, non lo so. Ok, e quindi adesso non sto lì a farvi vedere che so metterla tutti negli angolini, se no il video durerebbe 3 ore e mezza. Quindi chiudo sopra e sotto e poi finalmente, finalmente, vediamolo, lo vediamo. E finalmente è finito. Allora, vediamolo. Metti a fuoco. Metti a fuoco. Perché non metti a fuoco? Stavo litigando col telefono perché non metteva a fuoco. C'è qualcosa che non va. Eccolo, finalmente. Oh, è bellissimo! Dietro pastelloso. Davanti glitteroso. Ok, lo adoro. E finalmente adesso ho fatto tutte le forme. Eccole qui, che hanno messo un tubo a fuoco oggi. Oh. Allora, facciamo una votazione. Qual è il vostro preferito? Il mio non lo so. Forse questo, non lo so, mi piacciono davvero troppo tutti. E niente, quindi fatemi sapere. Che cosa ne pensate? Soprattutto fatemi sapere il vostro preferito di questi quattro tra il Bol Balva Shake, il Moon Shake, Star Shake e Love Shake. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!